Da un lato un circuito in cui sono le stesse imprese a farsi credito riducendo la propria esposizione bancaria e sostenendosi reciprocamente in un momento di crisi e dall'altra una finanziaria regionale che seleziona progetti meritevoli di fondi per avviare start-up. Da questo scenario si apre la giornata di incontri tra Abrex e Fira e i tanti imprenditori dell'era digitale tutti riuniti a Pescara. Abrex, su scelta di Fira, sta mettendo a disposizione di queste start-up 800.000 euro di finanziamenti senza interessi e senza costi. Le start-up, grazie al nostro circuito, stanno trovando dei nuovi clienti e dei nuovi fornitori che possono pagare senza interessi e senza rivolgersi a istituti di credito o comunque al debito bancario. Le abbiamo dato anche la possibilità non solo di offrire una sede a quelle start-up che molte arrivano da fuori regione e si sono localizzate in Abruzzo andando a contaminare il nostro territorio in maniera innovativa e sicuramente in maniera intelligente, ma ha fatto in modo anche di creare una vera e propria officina di scambio dove praticamente le start-up possono, lavorando gomito a gomito, condividere non solo gli spazi ma anche per esempio le risorse umane, l'intelligenza, le idee, anche davanti a una semplice macchinetta del caffè a volte possono nascere delle cose e delle interazioni molto interessanti. Storie di successi e di innovazioni che si fondano su competenze e talenti di giovani desiderosi di crearsi un proprio spazio nel mercato digitale. L'Abruzzo si trasforma in piattaforma virtuale e si rivisita in chiave millennials. Si può comprare un prodotto a basso costo in cambio di qualche risposta utile alle aziende che analizzano il mercato, comprare pacchetti per sciare con un solo click o trovare consulenti capaci di tradurre documenti e pratiche burocratiche negli uffici di altri stati, una fucina di idee e di digital working. L'utente accede al nostro sito, sceglie il prodotto che intende acquistare e per acquistare il prodotto ha la possibilità di ridurre il prezzo. Cambiamo il canale di vendita di un qualcosa che esiste da sempre, che è il ticket, lo ski pass, quindi il ticket per poter andare a sciare. Fondamentalmente noi proponiamo la vendita online, oltre che ai nostri strumenti di analisi. C'è parecchio lavoro, non tanto di ufficio vero e proprio, di stare seduto e realizzare effettivamente la traduzione, quanto di andare anche in giro per gli uffici, quindi di realizzare quel servizio prima della traduzione e post traduzione.